qua, grazie, troppo poco. Dai, un altro poco. Per riscaldare l'ambiente, un applauso signora per Bano, Gigi. Lei ha 1.000 euro sulla coscienza. Vabbè, adesso. Allora, e anche in banca, credo, solo quelli. Avete già spiegato cos'è un tutorial? Sì, l'abbiamo appena spiegato. Lo faccio io in italiano. Allora, è un piccolo escamotage, diciamo, che vi cambierà la vita da così a così e così. Adesso non esageriamo, non creiamo aspettative. Bravo. Però è anche un metodo, diciamo, per... Fermino. Allora, è anche un metodo per riciclare la roba. Il riciclaggio oggi è importante, i produttori di questa trasmissione lo sanno. Allora, quel riciclaggio lì. Allora, sta scherzando. Attenzione all'ambiente. No, bravo, attenzione all'ambiente. Ecco, voi mi raccomando, non... Cioè, la plastica. Le bottiglie di plastica. Sapete che una bottiglia di plastica buttata sulla spiaggia ci mette 500 anni a biodegradarsi? È vero. E io mezza giornata sulla spiaggia già mi sono biodegradato i coglioni. Questa... è una problematica. Per dire. 500 anni. Allora, sì. Che possiamo fare con una bottiglia? Allora, prendiamo un taglierino. Sì, o una taglierina. Taglierino o taglierina? Taglierino. Maschile o femminile? Maschile. Io spesso mi sbaglio, ma sai com'è? È buio, poi sento 30 euro, ma sì, sali. Allora, questo non la dovevo dire. No, non dovevi dirla. Vita privata. È un tutorial. Vita privata. Peccato di vita tua. Tu mi stai... Stai fermo. Okay. Stai fermo. No, devi... Guarda i cazzi tuoi, guarda. Allora. Oh, c'è scocciato. Okay. Bella questa. Adesso ne facciamo una del 90. Dai, che la gente... La gente non capisce, crede che sta guardando Colorado. Aspetta. Dai! Vai. Allora, guarda, posso avere un primo piano? Sì. Anche secondo, basta che c'è l'ascensore. Ok, perfetto, bella. Ora arriviamo agli anni 80. Prendiamo un taglierino e tagliamo. Però io, per non avere problemi di tempo, stasera mi sono portato avanti a casa. Mi sono portato avanti a casa. Come quando esci con una ragazza che per non avere problemi di tempo ti porti avanti a casa. Ma questo... Che vuol dire? Lui lo sa. Ma che lui lo sa? E lo tagliate in questa guisa. Allora, facciamo vedere però a casa. Ecco. Si può, veramente, posso avere una camera? Vabbè, dormo in macchina. Allora... È cretino, è cretino così davvero, che giusto per... Allora, prendiamo la parte di sotto e la mettiamo sopra. Cioè, la parte di sopra. Sopra e la mettiamo. Allora, vabbè, dipende. Hai detto che parlavi in italiano. È vero. Allora, prendiamo la parte di sopra e la mettiamo sotto e la facciamo... Sì. Ti stai citando tu, Che cosa... Allora, guardate, ho fatto una tazza! Guardate che meraviglia! Bravo! Perché in natura... Nulla si butta, ma tutto a un euro in Viale Sarca. Qui cosa vuol dire? Andiamo avanti. Lo possiamo fare anche con la ceramica? Sì, vai a cagare e fallo. Una tazza di ceramica. No, devi... Ma che bello, lui è un po' quel cugino che tutti vorremmo venisse a mancare. Allora. Strano, si sta ridendo. Cosa si fa dopo la colazione? Che uno magari ha usato questa tazza. Si va in bagno. Allora, quante volte andiamo in bagno? Cioè, non me lo devi due, dire tre quante. Volte. No, non è che mi devi. Una domanda retorica. Bravo. Non abbiamo un portarotolo di carta igienica. E perché comprarlo con quello che costano? 1.000-2.000 euro. Prendiamo una gruccia, tanche, ometto. Quanti ometti abbiamo in casa? Come disse Biancaneve tornando dal bosco. Ok, per dire. Si ride qui. Allora, musical, facciamo un musical. No, troppo. Prendiamo la gruccia e la... Calma. Cioè, puoi nel frattempo sbagliare una battuta come Gianluca Impastato? Ma io l'ho già... Lui si è portato avanti con lavoro? L'ho fatta, Che c'è? Ti stavi eccitando che mi sono messo sotto al tavolo? Non lo so. Che allora, vuol dire? Facciamo in questo modo qui, la pieghiamo, e signore e signori, guardate che cosa ho fatto, un portarotolo di carta igienica. Mamma mia. Pensate che questi sono i testi dei Pampers. Guarda, ma questo è comodo perché non solo porta. Metti che sei raffreddato. Sì. Guarda, stai lì, metti che sei un ragazzino adolescente, allora. Diciamo. Io stupido che lo usavo per appendere le giacche, pensa. Poi molti mi fermano per strada, mi chiedono: ma lei un lavoro non ce l'ha? Ma soprattutto, come nascono i tutorial? Nascono per caso. Tutti noi nasciamo grazie al caso, no? Sì. Perché hai indicato me? No, dico, prima ho trovato un portafogli. Ho trovato un portafogli con 50 euro. No, non c'erano soldi, non c'erano. C'erano soldi. No, non c'erano. Quindi riprendilo tu, tieni. Tu non c'hai niente da fare, no? Quindi c'erano tante carte fedeltà. Quante carte fedeltà? Troppe. Ma è inutile avere tante carte fedeltà. Tanto oggi si mettono sull'applicazione del cellulare. Sto card. E allora la volgarità non è di casa. No, è il nome di un'altra. Cosa siamo? La
squadra dei Pampers? No, no. Stocard. Stocard. Allora, Stocard, si mettono sull'applicazione. Tra l'altro oggi si può anche pagare col cellulare. È vero. Sì. Io lo so, stamattina ero dal macellaio. Quanto è? 40 euro. Ho preso il cellulare, ho chiamato mia moglie, ho detto vieni che non c'ho soldi. Ok. È risolto. Allora, cosa possiamo fare? No? Non lo so. Ad esempio, prendendo 5 carte fedeltà, sì, e dello scotch, se me ne lasci un poco magari, facciamo un attacco cardiaco, diciamo, come, e facciamo un portapenne. Guardate là, guarda. Bellissimo. Che oggi non si fa più niente a mano. Lo sto dicendo alla persona sbagliata. Torniamo a scrivere, come, sì, dicevano i latini. Verba volant, Ryanair. Allora, no, non era così. Non era male. Sì. Poi, cos'altro possiamo fare? Quante volte vediamo un video sul cellulare, sì, e non sappiamo dove metterlo? Perché abbiamo le mani occupate. Allora, che proprio perché non sappiamo dove metterlo che abbiamo le mani occupate a guardare quei videiacci. Allora, prendiamo una card, questa qui del negozio dei bambini. Tieni, a chi lo fa l'altro figlio. Allora, fammi salutare i miei figli. Ciao Cesare. Sì. Ciao. Ma è tuo figlio? È piccolo, non ce l'ho neanche su Facebook, non me la ricordo. Ma che vuol dire? Mamma mia. Vabbè, quella che non volevamo, Allora. Quello che non volevamo. L'hai detto davvero? Che l'ho detta proprio, si è sentita. Non devi dare parola ai pensieri. Allora, che facciamo? Un portacellulare. Prendiamo una carta e in due colpi abbiamo finito la storia della vostra vita, se vogliamo. Sì. Ecco, quindi prendiamo... Puoi aggiungere... tre centimetri. Sì. Allora, mi state seguendo? Sì. Tre centimetri qua. La pieghiamo qua. Un centimetro basta. Non la sentirai più questa frase nella tua vita. Un centimetro basta. Signore e signori, abbiamo creato un portacellulare. Fallo cadere. Bene, io vi do appuntamento al prossimo tutorial. Vi insegnerò a costruire un giornale con dello scotch e un po' di coriandoli. Evviva! Bravo! Grazie. Vieni qui. Prenditi un meritato applauso.